la pietra psiconergetica per il momento la lasciamo qui. Ora arriva il momento di iniziare la nostra scalata verso la torre. Allora, aspetta un attimo, che si sa mai. Ok, qui non c'è nulla. Andiamo prima a prendere quel forziere appena riesco a trovare la strada giusta. Quindi utilizziamo la nostra nuova psicoenergia. No, sbagliato. Ecco qua. E la buttiamo di sotto. Fatto. Bene, bene, bene. Allora, con calma, eh. Cosa si nasconde dietro questa cascata di sabbia, visto che la zona di Mia ci ha ricordato questo? Incredibilmente nulla. Perché sono sospettoso? Sono sospettoso perché sono abituato bene, ma in realtà è solo la zona di ritorno se sbagli questa discesa. Eccolo qui. Una corona del tuono. Hai un colore che non mi convince. Infatti è maledetto. Cazzo, sono pienissimo. Aiuto. Abbiamo già due oggetti maledetti. E se vi state chiedendo perché li sto tenendo, beh, è facile. Perché ho intenzione di usarli. Non adesso, ovviamente, ma a tempo debito arriverà il momento in cui quegli oggetti potrebbero diventare utili nel prossimo gioco. Ecco qua. Colpo sonico e distrutto. Qui nulla. Eccolo qua. Oh, troviamo qualcosa dietro questo muretto di sabbia. Scopriamolo subito. Tac, tac, tac. Allora, qua si scende e si risale. Ma da questo punto in realtà si prosegue più di quanto pensassi. Ecco qui. Porta aperta. Ah, qua si prosegue. Pensavo ci fosse qualcosa di nascosto io, qualcosa di interessante. Invece no. Quindi ora che il passaggio è aperto, possiamo ritornare indietro. Da questo lato, vediamo. Dovrei scendere di sotto. Però prima vorrei vedere se posso ottenere qualche altro oggetto dalla zona precedente. No, perfetto, non abbiamo dimenticato nulla. A parte il golem fatto di chewing gum, annegato addirittura. Bravissimo Ivan. Ivan, quando ci si mette, a volte diventa cattivello, eh? Proseguiamo quindi da questo lato. Allora, cosa dobbiamo fare? Ecco qua, c'era una via nascosta che dobbiamo mettere qua in fondo. Ecco fatto, e ci saliamo sopra. Vabbè, questo non era un enigmone, ma vabbè, sempre un'entrata nascosta c'era, giusto? Ok, siamo dal lato dove eravamo prima. Geco salito di livello, perfetto. Eccoci qua. Siamo a un altro puzzle. Dobbiamo trovare ovviamente il modo di far passare l'energia con i pezzi che abbiamo. In realtà è una cavolatina questa. Questo va qua sotto. Ecco qui. Poi questo, spostiamo di qua, va là sopra. Ecco qui. Ed infine l'ultimo va lì sotto. Era una cavolata però, giusto per puntualizzarlo. Ecco fatto. Vai. Ecco qua. Dunque, di qua dobbiamo far ritornare la sabbia per poter passare dall'altro lato. Anche da questo lato in realtà, per andare qua sotto. Vediamo cosa c'è qui. Altra entrata con altra sabbia, eh. Vediamo se qualcuno esatto ci conduce da qualche parte. Oh, ma guarda, una squama di drago, ma ovviamente siamo pieni. Ok, è il momento di fare un po' di pulizia.
Il punto è: chi o cosa buttiamo? Addio anello. Vediamo l'armatura. Vediamo, armatura squama di drago. Resiste ad acqua e fuoco. Tutto qui? Non è granché, è molto semplice come armatura, ma va bene, la teniamo da parte, come tutto quello che abbiamo nell'inventario. Gesù. Di qua invece? Mimic? No, una scala. Questa è facilina, dobbiamo spingere ovviamente i sassini qua sotto. Ecco fatto. Allora, di qua, vediamo cosa c'è qua dentro. Allora, qui si apre la sabbia e va bene. Quanto adoro la musica di Golden Sun, però davvero. Ok, lì possiamo finalmente scendere. Benissimo. Però prima vediamo se c'è qualcosa qua sotto. No, perfetto. Di qua si torna solamente indietro. Avanziamo allora. Dunque, scendiamo di qua, che molto probabilmente ci farà fare tutto il giro per arrivare di nuovo alla cosa di sabbia dall'altro lato. Allora, dove siamo da questo lato? Non lo so, scopriamolo subito. Ok, qui abbiamo un labirinto fatto di sabbia. Questo vuol dire che... vediamo dove andiamo da questo lato. Si torna indietro, va bene. Allora, no, di qua. Allora, calmi tutti. Perfetto, perfetto. Cosa c'è? La lama di Gaia. Ovviamente non abbiamo spazio. La lama di Gaia è importante nella lotta fa da Elisir. Ovviamente anche questo anello è inutile. Sicuramente meglio di quello che aveva Garrett. Sicuramente meglio di quello che ha lei. 70 HP ci ne frega proprio nulla. Addio anello guaritore. Prendiamo la spada. E questa è una delle migliori armi di tutta quanta la serie, se non l'arma effettivamente migliore che c'è in questo gioco. La lama di Gaia attiva lama dei titani. Fa 457-421 a Garrett. Al momento io la do a lui, perché ovviamente il protagonista deve avere la spada più figa di tutte. Certo. E invece la lama rapida, vediamo, Garrett gli abbassa. Abbassa tutti. Ah, e questo era inaspettato. Pensavo che la lama rapida sarebbe stata utile ai nostri amici. Va bene, proseguiamo. Saliamo e avanziamo. Bene, bene, bene. Io ho bisogno però di farmi un po' di spazio nell'inventario. Appena abbiamo un momento libero, dobbiamo andare nella città e vendere tutta la roba. Lama di Gaia, lama dei titani, bella, semplice come animazione, veramente semplice, ma veramente figa. Proseguiamo, dunque, qua di nuovo puzzolino, ma abbiamo 4 pezzi. Allora, qua dovrebbe proseguire, qua me ne serve uno in basso. Ok, questo lato non è fattibile, quindi proseguire, girare a destra, girare a sinistra e proseguire. Quindi no, il giro giusto è questo, questo, questo e questo qua. Questo è quei momenti in cui vorrei giocare sull'emulatore, dove c'hai la possibilità di velocizzare il gioco. Ma la bellezza di questi giochi era anche la loro durata, non solo effettivamente appunto del gioco, ma anche in queste stronzate. Suonerà veramente da nostalgico del culo magari, però... oh. Alla fine sono anche queste le cose che ci emozionavano probabilmente di questi giochi. Perché alla fine sembrava tutto che durasse infinito. Io tra l'altro della lama di Gaia me la ricordavo 100%, è l'arma migliore del gioco, voglio dire. Il punto qual è? Io mi ricordavo che si trovasse in tutt'altra area. Può essere che mi stia confondendo in realtà con un'altra arma di Lost Age. Può essere che mi stia confondendo, attenzione, non sbagliare. Questa quindi la andiamo a mettere nell'ultimo buco, che è questo qui. 3, 2, 1, vai! Tac! Ottimo! Ecco fatto! Bene, bene, bene. Attiviamo di nuovo la sabbia.
Ora che abbiamo ottenuto la lama di Gaia, tutto quello che dovevamo fare per prepararci è a posto. Siamo arrivati dove dovevamo. Non c'è più nulla che ci possa fermare ora. Vediamo. Noi dobbiamo arrivare lì, tra l'altro. Parentesi. Il punto è che a una certa io dovrò salvare, perché non voglio finire il gioco adesso. C'è ancora una cosina che dobbiamo fare prima, giusto? Eh certo. Vai, ammazza sta lucertola. What the? Vorrei rivedere che equipaggiamento avevo dato alla squadra nel mio vecchio salvataggio. Rieccoci dalla sabbia. Proseguiamo da quest'altro lato. Eccoci qua. Dunque. Mi sa esatto che ci siamo. Siamo arrivati dove dovevamo. Il punto è che non è ancora finita in teoria. Io salvo per ovvia ragione.